Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Foggia, la chiesa di Sant'Anna. Con questo luogo Padre Pio stette per diversi mesi nel 1916. Oggi vogliamo raccontarvi quanto accadde, pensate un po', nel 1954. Tempi di affluenza a San Giovanni Rotondo, tanta affluenza, e in particolar modo si pensò, ecco, di far celebrare la messa a Padre Pio fuori. Quindi c'era tanto caldo, immaginiamo, non esisteva la chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, c'era solo la piccola chiesa. Allora pochi sanno che, guardando la chiesa di Santa Maria delle Grazie, appunto dal piazzale, sulla destra c'era un porticato dove Padre Pio cominciò, proprio in questa giornata, il 6 giugno del 1954, a celebrare all'aperto, proprio nei momenti in cui c'era maggiore affluenza. Fu Monsignor Cesarano che, d'accordo con il padre guardiano, fece subito una richiesta al Santo Uffizio per dare la possibilità di celebrare quando c'erano tanti pellegrini. E proprio per questo mi piace qui ricordare un aneddoto che raccontò spesso padre Gabriele Bove. Quando allora era giovanotto, insomma, andava a San Giovanni Rotondo, e in particolar modo un giorno chiese a Padre Pio di pregare per suo papà, che era già morto tempo addietro. Padre Gabriele ebbe una risposta negativa: non domani che domenica, lo farò lunedì, stai tranquillo, pregherò per tuo papà. Il lunedì Padre Gabriele servì la messa a Padre Pio, e quando al termine, ritornando poi in convento, si ritrovarono insieme proprio quasi accanto alla clausura, Padre Pio disse: Gabriele, stai pur contento, figlio mio, perché abbiamo un altro amico in paradiso. E subito Padre Gabriele, chiedendo del suo papà, ma in modo particolare il suo papà era morto da qualche anno: ma padre, perché dopo tanto tempo ancora ora in paradiso? E Padre Pio rispose: caro figlio, tutto si paga e a caro prezzo.